mia candidatura nella lista civica 5 Stelle, Beppe Grillo, è un atto d'amore verso questa città, è un atto d'amore verso Bolzano. È un atto d'amore che ho fatto perché ritengo che di questa città bisogna valorizzare il passato, capire il presente e bisogna progettare il futuro. La lista 5 Stelle raccoglie una serie di associazioni ambientaliste, di persone, di personaggi che negli ultimi anni si sono battuti meglio di chiunque altro per preservare il passato, per capire il presente, per progettare il futuro. E quando ho conosciuto queste persone, che molte di loro le conosco già da 5 anni, ho capito che qui dentro questo è un laboratorio che non c'è altrove, non c'è da altre parti. Cosa significa questo? Significa preservare il passato, significa difendere Bolzano dalla speculazione edilizia che sta massacrando questa città e sta togliendo a noi e ai nostri figli la memoria storica. Mi riferisco alla cantina di Gries, mi riferisco a suo tempo al Cinema Corso, mi riferisco al parco di Via Novacella o lì dintorni, che sono tutte zone minacciate a rischio di estinzione e a rischio di dove la memoria sta per sparire. Capire il presente significa girare per la città e vedere i negozi sfitti, eppure continuare e volere costruire ancora. Capire il presente significa vedere un traffico che sta esplodendo e la necessità di dover costruire e riprogettare quelli che sono i trasporti urbani. Progettare il futuro significa un laboratorio dove i progetti del futuro non siano i progetti imposti dalla provincia o non siano dei soliti cliché precostituiti che arrivano pronti, fatti per Bolzano, come l'inceneritore, come il progetto sul Virgolo e come, ahimè, la Reale, ma progettare il futuro significa trovarsi tra cittadini, con i cittadini, per progettare soluzioni alternative alla misura di paesi come Austria e Svizzera, che sono paesi a noi confinanti. Quindi sono contento di essere in questo laboratorio, sono contento di poter lavorare per preservare il passato di Bolzano, per capire assieme a voi meglio il presente e per progettare assieme a voi meglio il futuro di questa città. Ciao!